seguito. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di continuare. Noi per un periodo abbiamo avuto anche la possibilità di avere Desirée in consiglio, perché se qualcuno di voi ha seguito un po' le vicende, le vicissitudini politiche, pertanto lei era la nostra voce in consiglio comunale. Adesso momentaneamente siamo fuori, siamo in attesa di una pronuncia del Consiglio di Stato e poi vedremo. In ogni caso noi siamo un gruppo di persone spinti da una forte volontà e dedizione di occuparci delle problematiche del territorio e di occuparci della, infatti qui ci sono anche gli altri amici, c'è Paola Cristiano che è il presidente del movimento, e di occuparci della politica, di una politica a 360 gradi, noi la intendiamo così, che è una politica che non si occupa solo di quelle che sono le problematiche di monitorare, di essere accanto insomma ai cittadini e di attuare anche magari delle battaglie o delle forme di collaborazione con l'amministrazione, ma una politica, ci ho tenuto a fare questa premessa, che come diciamo si evince dal nostro opuscolo, che è racchiusa, il cui significato è racchiusa in tante parole, fra cui anche quello della cultura. Quindi noi attuiamo questo modo di stare con i cittadini anche attraverso iniziative di tal genere. Infatti stasera io ci tengo ad informarvi che è il primo appuntamento di una sorta di rassegna che noi faremo, di incontri con l'autore. Cioè noi puntualmente, una volta, due volte al mese, poi sarete ovviamente informati, intendiamo presentare dei libri, quindi dando la possibilità anche ad autori emergenti, come nel caso di Maddalena Marcangio che stasera presenta il suo libro, che è una giovane politica, in quanto Maddalena è assessore al turismo e all'immigrazione nel comune di Canosa, a loro viene data la possibilità insomma, di esternare il loro pensiero contenuto nei singoli libri e a noi viene data la possibilità di attuare anche un dibattito, un dialogo in confronto prendendo spunto dalle tematiche affrontate. Nello specifico stasera Maddalena presenterà il libro La Puglia nel periodo dei Saraceni, l'arabo in movimento tra classicismo e social network. Sostanzialmente, ovviamente qui entrerà lei nel dettaglio, nella spiegazione insomma, di quanto contenuto nel libro, trattasi di una, lei parlerà di quella che è la cultura e la lingua araba, quindi è una sorta anche di abecedario, di guida di chi si affaccia per la prima volta insomma, all'idioma arabo. Però il significato insomma, che viene colto all'interno di questa guida linguistica, partendo proprio anche da delle nozioni grammaticali, da quello che ho potuto leggere e evincere, il significato vero è andare oltre quello, nel momento in cui ti avvicini ad una lingua diversa, a prescindere dal discorso proprio pratico, no? Della comunicazione. Io intendo conoscere una lingua diversa per poter comunicare con chi parla una lingua differente, ma il significato è quello della valenza che viene, che si evince dal testo di Maddalena, di parlare di questo libro, in realtà di parlare di integrazione, prendendo spunto dal libro di una giovane ragazza che è molto impegnata e che è impegnata in politica, cosa che mi fa particolarmente piacere, oltre a svolgere la sua professione, scrivere libri, perché io credo fermamente che questo sia il tempo, a dispetto di tutto quello che vediamo, di tutto ciò che accade, ci accade intorno, sia invece il tempo della politica, intesa come capacità di creare una società migliore. Le sfide a cui siamo chiamati sono grosse, enormi, e tra queste sicuramente quella del confronto con le culture diverse dalla nostra, ma che sono alle porte di casa nostra e che continuano a pervaderci per via di condizioni di vita insopportabile che molte di queste persone hanno nei loro paesi. Ciao, buonasera. Ciao.